E tu che ci fai qua? E sono venuto qui a fare una girata. Davvero? Sì, perché era tanto che non venivo in Abruzzo e quindi ho detto vengo a fare una girata. Ah, e, sì, eh? Sì, e la prima, il primo appuntamento qui a Chieti Scalo, perché io a Chieti Scalo ci sono venuto quando c'erano tante vetrine. Ah, sì, ok. E, ma da allora non torni più? Ero bimbo, no, ci sono ritornato. Ma ero bimbo, ma volevo ricordare questa cosa molto divertente, mm-hmm, che per me era il paese dei balocchi, mm, e stavo mezz'ora prima di entrare perché c'erano delle vetrine con delle cose pazzesche che avevi sempre visto nelle, nei giornali, nelle riviste, le vedevi vere e quindi prima di entrare dovevi stare lì a guardarle, dici no, col mio amico Marco Fontanelli. Dopo mezz'ora si entrava, il problema è che e Mino, che è una persona molto gentile eccetera, si emoziona e quando si emoziona parla in dialetto stretto e quindi io che sono livornese non lo capivo e quindi rispondevo sempre di sì per educazione e quindi ho dei ricordi bellissimi da quando ero molto molto giovane. Che so queste? Allora, a parole tue. Buonasera, buon pomeriggio, buongiorno. Ma no. Quello che viene, allora, con parole mie, intanto mi presento, sono Giulio Cesare Ricci, mi levo questo affare qua. Ecco, sì. Sono un pochino dimagrito. Mostriamolo, mostriamolo. No, vorrei far vedere anche un pochino di, ecco, di forma. A parte anche io sei sempre stato magrino, ecco. Io no. Comunque, perfetto. Allora, in sintesi, per 30, oltre 35 anni i miei vinili li ho stampati in Germania, nello stabilimento più importante d'Europa, quindi. Mm-hmm. E avendo un dialogo molto costruttivo con i tedeschi, tant'è vero che mi dicevano che nato a Livorno, metà tedesco, ma metà fortunatamente anche giapponese. Mm-hmm. Dopo 35 anni mi sono, non voglio dire parolacce, ma mi sono molto annoiato di rapportarmi con questi tedeschi, che gli è rimasta l'arroganza, la presunzione, il carattere fantastico dei tedeschi, ma la professionalità col tempo l'hanno persa, nel senso che i giovani non sono più professionali come i padri, come i nonni. Loro mi hanno sopportato per 35 anni perché qualcuno mi ha detto assomigliavi al nostro padre, al nostro nonno, eccetera, quindi mi faceva piacere. Dato che gli ho dato moltissimi consigli, moltissime indicazioni per come stampare, tarare le macchine, perché da quando avevo 19 anni che mi interesso di queste cose, alla fine, come si dice a Livorno, e questo lo posso dire, ho fatto come Magliulo e mi sono levato di Ulo. Cioè, o come Baglioni che mi sono levato da tre passi dai coglioni, che sono due citazioni francesi che apprezzerete, della serie che ho detto. Non ci prendiamo un anno sabbatico, ce ne prendiamo tre. Mm. Questo un attimo prima che partisse il signor Covid in tutto il mondo. E a quel punto che cosa ho fatto? Ho iniziato due collaborazioni straordinarie, una molto comode devo dire, perché una è in America e un'altra è a Tokyo, quindi molto comode. Molto comode anche perché a Tokyo con i giapponesi non parlano inglese, quindi è comodissimo, io parlo livornese, loro parlano giapponese. La cosa è spettacolo. Perfetto. La soddisfazione è che sia con gli americani che con i giapponesi riesco a fare le cover intanto che si chiamano old style, come le facevano negli anni 60 i nostri padri, i nostri nonni, che sono delle cover, guardate la consistenza di queste copertine, sono delle cover, non sono stampate sul cartone, ma sono stampate, mamma mia che spettacolo, è una stampa su carta speciale rilegata su cartone speciale, quindi una carta speciale, 8 colori, come le copertine dei libri quando i libri usavano di più, perché ai ragazzi se gli dici come la stampa delle sovraccoperte, loro fanno, perché Wikipedia c'ha la sovraccoperta. Comunque, in America e in Giappone i due
miei partner, stampano, perché hanno sempre le macchine. In Europa queste macchine qua per stampare le cover non ci sono più. Ci sono più. Ma non è finita, non è finita. Questo è solo l'inizio. Allora, il disco naturalmente c'ha due, c'ha una cosina qui, una busta di carta che sembra quasi una copertina. Spessissima. Bustina antistitica, come certo, diceva certo. Una di voi. Questa è la Nagaoka. Pensa che sia la Nagaoka. Allora, la Nagaoka le compra dai miei partner. È lei. Ma il disco si è scolorito. Come mai si è scolorito? Perché Giulio Cesare, nonostante che sia nato a Livorno, quindi bischero a giro, come noi diciamo in Toscana, ha sempre pensato che un colorante, l'aggiunta di un colorante su, diciamo, una materia plastica come il polivinile, sicuramente avrebbe aggiunto un pochino di rumore, e dal momento che noi siamo allergici al rumore, allora ho detto ai miei amici giapponesi, perché con gli americani non ci sono riuscito per ora, con gli amici giapponesi che mi adorano, hanno detto, e ho dovuto quindi ordinare allo stabilimento giapponese del polivinile naturale, perché questo color champagne è il colore come nasce il risultato. Lo sentiremo domani nei meravigliosi impianti di Mino Di Prinzio, e sicuramente molti diranno: tirate fuori il CD perché è troppo silenzioso questo disco. E invece no, la fregatura è che domani l'altro ascolteremo solo vinile. Il CD ce lo siamo dimenticato, certo. Perfetto. A casa con Goblin, perfetto. Quindi questo con rispetto parlando, certo. Sempre. Quindi questa cosa qui. Allora, questo è un'anteprima perché è appena arrivato, è un disco che Musica Nuda ha voluto dedicare a De André e che Giulio Cesare ha realizzato quest'estate con loro in vinile, in superaudio CD, eccetera, eccetera. Ma in vinile è sicuramente una cosa molto, molto emozionante. Buon ascolto per chi l'avrà. Non a caso vi chiamano tutti Mastro Vinile. Devo dire che il primo è stato Renzo Arbore, che non è cosa da poco. No, certo. No, comunque è vero, il colore comunque è un'impurità. E quindi sicuramente qualcosa fa.